Ci chiedono la linea da Foiano, dal carnevale di Foiano. Ecco. Quindi Giuseppe Pinaccia, Pepponi e Emmy Bellotti sono lì. Non so cosa stanno combinando, ma ci chiedono la linea. Prego regia, colleghiamoci subito col Foiano, a voi. Eccoci qua Sabrina, come promesso a tutti i telespettatori, noi dell'equipe di Struscia la Chianina siamo al Carnevale di Foiano, siamo qui per il sondaggio del dolce di Carnevale e come vediamo qua la nostra cugina Menca che ci dà la possibilità di guardare in diretta il premio che consegneremo al miglior dolce di Carnevale. Poi abbiamo il nostro... Mamma mia, veramente sto cristiano, adesso io andrò tra tutti quei puledroni, quei mascalzoni, veramente le prenderò, veramente, ti farò mangiare i bomboloni, quelli grossi, veramente, e poi veramente andrò sopra il carro, farò a Santo Dominchio, comunemente a un minchi, tante cose sensazionali, perché l'inviato Andy Bellotti per Striscia la Chianina è una cosa sensazionale. E poi da Livorno il nostro cugino Nanni. Buonasera. Che è qui, è arrivato apposta per questo grande premio del dolce di Carnevale. Buonasera a tutti, si ballerà e si canterà. Ciao a tutti. Ciao Sabrina, i brindelloni oggi fanno festa, ma domani le metto al pigio. Ciao. Ciao. E noi siamo quelli di Striscia, Struscia la Chianina. Andiamo a vedere quei pazzi di Struscia la Chianina cosa stanno facendo a Foiano con il mitico Carnevale. A voi la linea. Io mi copro gli occhi. Gati da Dell'Idea, Striscia Struscia la Chianina continua il suo sondaggio su cosa ti garba di più. Abbiamo qua una bellissima famiglia con dei bambini stupendi e adesso lo chiediamo, che dolci di Carnevale ti piacciono? Crocetti. I crocetti. E a te? Anche a te. E al babbo cosa piace? A cosa garba di più, scusa? Al babbo il tiramisù. Ma non anche è anche se non è di Carnevale. Ma uno strufolino non te lo faresti? Anche lo strufolino, va bene. E due chiacchiere? Pure quelle. Dopo le facciamo fuori dal bar, vai, va bene. Tranquillo. Mi piacciono i pulcini. Sì. Questi me l'ha fatti la Mimmina, la gallina che fa due uova la mattina. Ciao Sabrina, ci vediamo dopo, continuiamo la nostra intervista. Ciao. Follow the beat of night.
la voce. Buonasera a tutti quanti dell'inviato Malgi, veramente. Siamo qua con questo cavallone puledrone, veramente. Voglio fargli la fatidica domanda, veramente. Qual è il dolce che ti piace di più? Quelli, quelli lunghi e quelli corti, veramente? Quello tondo. Mamma mia, quello gonfio? Quello gonfio. Mamma mia, con tanta crema, tanta panna, crema, tanta Nutella. Crema. Mamma mia. Piace tanto la crema per la pasticcera, veramente. Vieni qua, avvicinati, puledrone, veramente. Voglio dirti questo. Mamma mia, ti vorrei portare tanto a mangiare dolci di carnevale a Santo Domingo. Sto minchiami, veramente. In questo momento, prendimi e abbracciami tutto. Ti voglio invitare, non mi toccare così, mi fai veramente incerosire tutti quei cavalloni che mi stanno vedendo da Ruanda, veramente. Facciamo completo. E allora, cosa ti piace di più tra i pici col sugo di nano e il pici col sugo di cinghiale? Cinghiale, cinghiale. Tanto? Sì, sì. Tanto intensamente? L'inviato Striscia mi distrusce la chianina. Baci, per tutti voi è tutto, cavalloni, puledroni. Ciao, cavallone. Mamma mia, ragazzi! No, beh, devo dire che io ho visto tutto il filmato, tutto il servizio. È finito? Ah, ok, scusa. Ci facciamo riconoscere ovunque. Poi siamo in fascia protetta, Andy è partito con questo malgioglio alternativo che effettivamente ci fa preoccupare. Però si divertono. Mi sa che lo spettacolo di Carnevale sono loro. Sì, cioè, l'attrazione principale. Cioè, nel senso, hanno fatto il vuoto. No, scherziamo, ovviamente l'attrazione. Sono i bellissimi carri, troppo. Vi faremo vedere le foto, ci dicono abbiamo tutto, quindi avete anche le bellissime immagini di Foiano. Veramente, allora sono cristiano, dall'inviato cristiano, veramente, ecco, cristiano. È arrivata qua la menga, veramente, che ci parlerà dei dolci di carnevale. Dove sei, tesoro, veramente? Sono qua, dai, allora spiega questa cosa, cavallona. No, ma adesso lo chiediamo alla nostra amica, il nostro sondaggio continua con cosa ti garba di più? Dei dolci di carnevale, e la signora ci ha detto che gli piacciono gli stracci di carnevale. Sai dirci come le fai? Allora, io ci metto un po' di zucchero, un po' di uova, ora non mi ricordo bene quante, un po' di farina. Ma una grattata di limone ce la mette dentro? Anche una grattata di limone. E quando le fritti, sopra te ci piace una spennelletta di miele o una spolvaretta di zucchero a velo? Io direi un po' di zucchero a velo, che inguasta mai. E inguasta mai. E tutto qui da Striscia Struscia. Mamma mia, tesoro. Ciao a tutti, siamo ancora qui per il nostro sondaggio di cosa ti garba di più. Dei dolci di carnevale, cosa ti garbano di più? Tutti mi piacciono, però diciamo i fiocchi sono quelli più tradizionali. I fiocchi? E i strufoli? I strufoli ti piacciono? Sì, gli strufoli sono buonissimi. I cavalloni? Oh. Belli mangiali te, birbona. Grazie. E quindi salutiamo da... Striscia, struscia, la chianina! Mamma mia, Daniele, mancavi solo te, guarda! Ecco.